Parte a Porelli, l'iniziativa voluta dalla parrocchia Santa Maria degli Angeli in occasione dei festeggiamenti di Sant'Antonio di Padova. Porelli, borgo in fioro, una bella iniziativa per ingentilire, abbellire il borgo, il piccolo borgo porellese. La prima edizione, quindi l'invito a tutti è quello di partecipare. Borgo in fiore ha un significato che è quello legato alla parola bellezza, ciò che è bello, ciò che è vivo. In particolare i fiori ci devono rilanciare un messaggio, la vita legata alla bellezza. E questa iniziativa del Borgo in Fiore vuole essere una iniziativa con una duplice finalità, la finalità legata alla comunità. Coloro che fanno il Borgo in Fiore e la comunità di Porelli. È proprio organizzandosi, vivendo insieme, credendoci insieme, con la collaborazione di tutto. Non è facile, abbiamo tante case che non sono utilizzate, tante case che non sono chiuse, ma la comunità le vuole aprire, vuole fare uno sforzo perché ci sia il bello, tutti i balconi fioriti, tutti i balconi che dicono vita. Allora qua ci deve essere una collaborazione della comunità. La comunità deve esprimere il volersi bene, il desiderio di partecipare, il desiderio di essere una cosa sola, esprimere vita. Ma l'altro significato è anche quello dell'accoglienza, rendere un posto bello per tutti, dare un messaggio di bellezza. Tutti coloro che passeranno da Porelli, che verranno da Porelli, devono dire la vita è bella, c'è ancora vita dalle nostre parti e in particolare nel bellissimo borgo di Porelli. E così inizia dai primi di maggio, tantissime le iniziative in cantiere che culmineranno poi con la festività di Sant'Antonio il 13 giugno, presentazione di libri, visite guidate al Museo della Civiltà Contadina, spettacoli musicali, teatro, insomma tantissime cose, aggiungi un posto a tavola che vuole essere un momento di condivisione, di unione dell'intera comunità, ma non solo, insomma un borgo accogliente, una parrocchia che vuole accogliere tutti. Da sempre nella nostra comunità il mese di maggio e la tredicina di Sant'Antonio è un momento forte, è un momento in cui la comunità, ecco, si rende viva grazie anche al dono della fede, al dono della preghiera, e vogliamo arricchire le nostre tradizioni, vogliamo arricchire la nostra fede, i nostri momenti di preghiera con altre iniziative che fanno comunità, che rendono la comunità più viva. E quindi invito tutti quanti a partire già con il mese di maggio, a iniziare ad abbellire i balconi e poi tutte le altre iniziative di aggregazione, di stare insieme, di comunità, di solidarietà e di preghiera. Allora un buon mese di maggio, una buona tredicina di Sant'Antonio, un viva Porelli, un Porelli vivo, un Porelli bello.